il motivo del ritardo dell'inizio di questa manifestazione, di presentazione della rivista Il Guastatore, è sicuramente il solito atteggiamento del sottoscritto, che non si prende le cose con comodità, ma lascia sempre lo spazio all'interlocutore precedente. Questo è un mio difetto, ma dà la soddisfazione giusta a chi si ferma a parlare con il sottoscritto, benché ci sia un impegno successivo da rispettare. E poi l'atavico difetto di questo territorio insuperabile è quello dei passaggi a livello. Siamo, come dire, orientati verso il terzo millennio, ma nonostante le occasioni molteplici che la tecnologia, lo sviluppo delle scienze, dell'ingegneria e quant'altro ci possono consentire di superare questo problema, noi siamo fermi a passaggio a livello su una consentitemi arteria che collega la Valle del Vino nella sua interezza con la città di Salerno. Non è, come dire, uno spunto polemico, è soltanto la necessità in questo mio ruolo locale, mi chiamano gli amici proprio per la presentazione della rivista, della nostra rivista, per rappresentare al popolo di Baronissima, al quale mi sento di appartenere, questa iniziativa editoriale, mi chiamano anche per il percorso, il trascorso mio politico in questo ambito a livello locale, che ha sortito dei frutti, come vado dicendo da tempo, senza essere mai messo in condizione di essere, come dire, smentito, portatore di occasioni di sviluppo che trovano, ahimè, nella politica e nei tempi della politica la loro poi collocazione, i tempi della politica sempre quelli più lunghi. Ho dato spazio alla sollecitazione che viene dal giovane amico Mario di trovare un'occasione di presentazione di questa rivista sul livello locale a Baronissi, perché ritengo che questo prodotto editoriale fortemente voluto dal mio amico professore Marelli e sostenuto dalle personalità che conoscerete, l'editore e il direttore che presenteranno appunto il progetto, è uno strumento di coscienza. La coscienza, sicuramente nel caso di specie, è una coscienza di destra. Io cerco di cancellare quel prefisso centro-destra, perché ritengo che la cultura di destra sia differente da quella del centro, e un misto non può essere utile a comprendere le dinamiche e gli ideali che hanno ispirato i nostri predecessori. Il mio vuole essere un saluto, ma me lo consentirete, anche un approfondimento. Il dato è che le nuove generazioni, di cui Mario partecipa, parte in Italia, insieme a Giuseppe Ragozzino, sono, come dire, giovanissimi riferimenti di questo territorio rispetto al Fratelli d'Italia, così come lo sono altri amici. Ebbene, questa iniziativa significa e manifesta la necessità della coscienza, coscienza che non deve essere necessariamente scienza, e cioè un approfondimento definitivo e radicato, ma deve essere la consapevolezza di una idea, di un ideale, che si può assumere attraverso i social e gli elementi di digitalizzazione che oggi, come per certi versi, soffocano l'utente, ma si può assumere anche con una placida, serena lettura di un pensiero che viene espresso
in maniera compiuta in un elemento editoriale che ha anche delle caratteristiche piacevoli sul piano della formazione. Il professore Marelli sa qual è stato il mio primo pensiero rispetto al titolo. Devo dire, lo dico pubblicamente, critico, ma poi l'ho maturato, una coscienza e consapevolezza del dato, conoscevo già, come dire, l'essenza etimologica del vocabolo, ma l'ho maturato e l'ho fatto mio. Ritengo che queste truppe di geni o guastatori che avanzano prima degli eserciti e danno e realizzano i presupposti perché gli eserciti poi vincano sui territori abbiano un ruolo fondamentale, ed è per questo che, come dire, fortemente sostengo questa iniziativa. Tra parentesi, mi sono anche abbonato e chi vuole può farlo anche prendendo nota stasera di questa opportunità, ed è molto piacevole ricevere la copia a casa una volta al mese, si tratta di un mensile. Bimestrale. Perché mi arriva una volta al mese? Mangiamo più poco allora. La apprezzo, l'ho fatta mia e la sostengo in ogni modo, plaudendo all'iniziativa del professore, plaudendo a chi ci sta lavorando in ogni modo, plaudendo ad un organo che non è un house organ di Fratelli d'Italia, ma vuole diffondere il nostro pensiero e le nostre idee in questo momento così difficile. L'umanità ha perso la bussola e noi siamo parte dell'umanità, ci mancherebbe altro, non ci sentiamo differenti, non ci sentiamo superiori, ma cerchiamo soltanto di puntare la bussola nella direzione che riteniamo giusta e di trasmettere questa puntatura al prossimo. Consentitemi, per chiudere, un affettuosissimo saluto a Emma Vietri, che stasera ci onora della sua presenza, perché sarà candidata alle regionali prossime con Caldoro presidente, e che il sottoscritto ha chiesto, spinto, sosterrà in ogni modo e in ogni luogo gli verrà consentito, ma le cose che non mi vengono consentite sono poche. Grazie a tutti voi, lascio la parola. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti per essere qui questa sera alla presentazione della rivista politico-culturale di Guastatore. Ringrazio i relatori presenti, ringrazio Sposio per le bellissime parole. E cosa tenevo a dire? Tenevo a dire che per me Guastatore è un progetto fondamentale, uno dei tanti esempi tipici e lampanti quando viene posto come accusa, come luogo comune da una certa area politica noi non simpatica, non compatibile per nulla, al riguardo di essere privi di ogni cultura. E questo quindi si pone su una lunga lista di esempi che possono smentire questo luogo comune. Vi ringrazio ancora e passo la parola al direttore, ovviamente ultimo. Buonasera, grazie a tutti, in particolare a chi ci ospita stasera, a Gennaro Spunto, a Mario che si è fatto promotore di questo appuntamento qui a Baronissi, è il più giovane dei nostri collaboratori e l'entusiasmo lo dimostra pienamente. Fortunatamente devo dire il suo non è solo un contributo di entusiasmo ma anche di sostanza. Questo ci fa piacere, perché uno degli obiettivi del Guastatore, di questa rivista, che come dire, già ha avuto una nascita parallela anche dal titolo, perché non è stato facile trovare una sintesi sulle tante idee che c'erano, nasce anche con l'ambizione di essere un pochino un laboratorio generazionale, l'abbiamo chiamato, nel senso che se avrete voglia e curiosità di dare un occhio a quali film che si alternano sulle pagine della nostra rivista, vedrete come ci sono delle firme storiche, tra virgolette, della destra italiana, ci sono autori più giovani che stanno costruendo anche delle belle carriere,
universitarie o giornalistiche, e ci sono i giovanissimi come Mario. Perché questo? Perché ci sembrava giusto, in un mondo che cambia così velocemente, come giustamente ci dicevamo poc'anzi, riuscire a mettere insieme sensibilità diverse, ma anche prospettive diverse, perché è ovvio che ogni età ha le sue priorità, ha le sue chiavi interpretative della realtà, più o meno strutturate, ma tutte comunque interessanti. Diciamo che l'unica barriera, l'unico limite che abbiamo voluto porre alla partecipazione all'impresa, nella definisco così, del guastatore, è stata quella di, sono stati due i paletti: A, di non scadere mai nella polemica urlata e fine a se stessa, quindi di avere sempre una chiave propositiva e costruttiva, anche nella diversità, diciamo, dei contributi che potessero giungerci, e la massima libertà per i nostri collaboratori. Noi siamo una rivista d'area, ognuno di noi ha una storia politica precisa, chiara, alla luce del sole, voglio dire, nessuno si nasconde dietro un dito. Ci siamo dati una regola, che è quella dell'apertura al massimo dialogo e al massimo confronto, soprattutto con chi non la pensa come noi. Devo dire la verità, forse l'unico paletto che, come dire, con Luca riusciamo a mantenere in piedi, una piccola preclusione, ma sempre, voglio dire, relativa, è verso una destra liberale che non sentiamo nostra in nessuna delle sue sfumature. Questo lo dico sempre per un discorso di grande trasparenza. Però è ovvio che se dovessimo ricevere un contributo che ci sembra meritevole di attenzione, soprattutto per i temi, i problemi che propone alla riflessione comune, saremmo felici di ospitarlo. Insomma, il Guastatore è una rivista che ha un'identità forte, però si propone con un luogo di confronto aperto, un po', diciamo, riprendendo tradizioni vecchie delle nostre migliori riviste culturali. E anche perché, questa è una nota forse un po' più personale, che appartiene all'esperienza di tanti di noi, noi l'esclusione, la chiusura l'abbiamo subita per tanti anni, in tanti ambiti, soprattutto quelli proprio culturali, dove conquistare uno spazio per poter affermare un'idea, e ha ragione Mario, idee ne abbiamo tante, e non è sempre stato facile. Allora non saremo certamente noi a chiuderci, a censurare o a negare spazi di dibattito e di riflessione. Questo come impostazione generale, diciamo, della nostra rivista. Poi sui contenuti, sicuramente, lo dicevo prima, noi abbiamo un'identità forte, chiara, precisa, che è quella di una destra sociale, nazionale, però attenta, e questo ci tengo a sottolinearlo, alle sollecitazioni che vengono dalla contemporaneità, della modernità. Una delle cose più, come dire, secondo me, evidenti di questa nostra attenzione è sulla riflessione che abbiamo aperto sul senso dello Stato nel secondo numero della nostra vita. Credo che per molti di noi l'idea di un discorso federale in un primo momento sia stato un piccolo trauma, no? Quando si è cominciato anche a destra a ragionare di queste possibilità. Noi invece abbiamo pensato che è un tema da cui non possiamo fuggire, che non possiamo sottrarci, anche in un discorso di riscoperta dell'identità, che sono l'identità locale del nostro territorio. Cioè la nostra nazione, secondo me, è una nazione fatta di tante micro-identità, che però riescono a trovare una sintesi in qualcosa di più grande, una visione di un respiro più ampio. E allora è giusto rompere anche questi piccoli tabù, che spesso ci sono, ma secondo me sono tutto più di un po' di pigrizia e di carenze strutturali nell'analisi e del pensiero politico. Poi, questo, diciamo, come approccio proprio alla discussione, al confronto. E poi non posso tacere anche dell'ambizione che ci siamo dati quando abbiamo cominciato nell'autunno dell'anno scorso ormai a ragionare di questo progetto e di quello che avremmo voluto fare costruendo il Guastatore. Noi avevamo ed abbiamo un'ambizione, che è quella di essere un po' da pungolo per la destra in senso lato politica, quella che poi è chiamata a confrontarsi con il governo, diciamo, sia il governo dei territori e poi, perché no, il governo nazionale, e a proiettarsi in Europa, dove è chiamata a pronunciarsi su temi che condizionano la vita di ognuno di noi. Noi
in molti casi abbiamo assistito a grandi vittorie, anche numericamente forti, consistenti, che però poi hanno in parte tradito le promesse della Virgilia. Perché? Perché magari è mancata un'analisi politica, una capacità di visione nell'affrontare poi i problemi della gestione, che sono complessissimi e ce ne rendiamo tutti conto. Ecco, noi non abbiamo la pretesa di dettare la linea, tra virgolette, a chi siederà nelle istituzioni, ripeto, più o meno vicino che sia, però abbiamo l'ambizione di favorire il confronto tra i protagonisti della vita istituzionale di questo paese. E questa qualcuno la potrà forse vedere anche come una idea velleitaria, noi invece siamo consapevoli che questo è il grande obiettivo, questo è il senso grande della rivista, insieme a quello di essere anche una palestra per i più giovani. E devo dire la verità, la risposta di questi primi mesi ci ha positivamente sorpreso. Noi siamo riusciti ad ospitare sulle nostre pagine europarlamentari, deputati, senatori, e ognuno con la propria sensibilità ha fornito un contributo di riflessione, di dibattito che, e questa secondo me è la cosa più bella, si è sviluppata nel corso dei mesi, soprattutto sui temi dell'Unione Europea. Noi siamo riusciti a innescare un piccolo confronto tra chi vive la realtà del Parlamento europeo, chi la studia magari da giurista, insomma, cioè siamo riusciti a toccare tante sensibilità diverse. E poi quello che noi ci eravamo dato, ora quanto potrà venire utile questa riflessione? Beh, noi non siamo in grado, abbiamo una palla di vetro magari, di dire se poi tra le tante idee di cui ragioniamo qualcuna si concretizzerà in una, magari una proposta, non lo sappiamo. Però riteniamo che il semplice fatto di confrontarci sui grandi temi sia importante, perché consente di affinare anche una proposta politica. Io, voglio dire, qua faccio una piccola anticipazione, mi perdonerà Luca, sul prossimo numero noi avremo un contributo di Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli, che secondo me ha toccato in maniera molto molto intelligente un tema che è di grandissima attualità. Cioè, lui ci dice sostanzialmente, ma noi che facciamo parte di un gruppo europeo dei conservatori, la stessa Lega che ha scelto un altro gruppo con cui abbiamo delle affinità, noi contiamo di tornare al governo di questo paese, ecco, ma noi riusciamo poi a Bruxelles a costruire una linea d'azione comune con gli altri partiti conservatori e nazionalisti? Dice, finora noi abbiamo difficoltato, lo dice senza giri di parole Fidanza, però non importa, dice, il nostro grande obiettivo è ripartire da qui, dal confronto, dal trovare non l'appoggio estemporaneo come la dichiarazione magari di Orban contro Lutteri nel dibattito di questi ultimi anni, ma a costruire una proposta, a costruirla insieme. Ecco, secondo me l'articolo di Fidanza coglie un po' quello che è la nostra idea di rivista, di luogo di confronto, è un po' il senso di quello che vogliamo provare a fare. Con il contributo di tutti, di chi come dire, ci consente di pubblicare i suoi interventi sulla versione cartacea, con chi sente più affine la forma del blog, che aggiorniamo ovviamente con frequenza maggiore rispetto al bimestrale, che è un po' più pensato, rappresenta la parte più articolata, un po' più complessa, qualcuno dice anche un po' più pesante, diciamo, del progetto del Guassatore. E quindi è da tutte queste sollecitazioni, è con questo obiettivo che ci sforziamo, tra virgolette, di portare avanti questa iniziativa editoriale, che siamo convinti ha davanti a sé una bella prospettiva, anche perché, e questa è la cosa che ci conforta, finora siamo riusciti ad avere non solo tanti riscontri positivi, ma incontrare tanta voglia di partecipazione, anche semplicemente con una proposta, con un consiglio, con qualche critica costruttiva. E secondo noi, in un momento in cui molto spesso la discussione si esaurisce sui social con una tifoseria da stadio, non con un pensiero articolato, trovare tante persone, io dico, permettetemi, sarà presunzione, ma lo voglio dire, tante persone di valore, di capacità critiche, voglio dire, provate dalla capacità professionale e non solo, che dedicano una parte del loro tempo a contribuire alla realizzazione di un progetto per il piacere di partecipare, e diciamocelo, anche un po' per il gusto della sfida, che è un pochino, secondo me, un elemento caratteriale che ci accomuna un po', io credo che sia un segno di grande importanza e che ci fa essere anche un po' più orgogliosi ogni volta che riusciamo a chiudere il numero della rivista, a progettare
quello prossimo, voglio dire, noi siamo già proiettati alla primavera del 2021 con i numeri del guastatore. Speriamo che siano tanti piccoli passi di un mosaico più grande e soprattutto veramente speriamo che il guastatore, ma anche le tante altre iniziative che sono nate in questi ultimi 2-3 anni nell'arcipelago, diciamo, della destra culturale italiana, siano veramente un momento di rivincita e di riscatto, ma io dico non solo sotto il punto di vista dei numeri, che sono e restano importantissime, per carità, perché insomma qui di gloriose testimonianze ne abbiamo fatte tante per tanti anni, vorremmo qualcosa di più finalmente da stringere tra le mani, però dico proprio come quasi un riscatto di un mondo che per troppi anni secondo me è stato considerato molto sottopotenziato rispetto a quanto realmente vale, e la vivacità di cui danno prova a tante iniziative culturali secondo me è la testimonianza migliore di quanto si può fare e soprattutto di quanto possiamo dare, permetteteci l'immodestia, a questo paese dal punto di vista quantomeno della capacità di analisi e di riflessione su tanti temi aperti che sono quelli che poi condizionano la nostra vita quotidiana. Grazie. Ringrazio il direttore Clemente Ultimo, passo parola a Luca Lezzi, editore della rivista Guastatore. Allora, io parto dai ringraziamenti, ovviamente quello a Mario è dovuto perché questa presentazione è stata praticamente organizzata nell'arco di un'ora, cioè Mario mi scrisse su Messenger, mi disse chiamo il responsabile del collegio di Salerno del partito, penso già di avere l'idea di dove fare questa presentazione, questo è la voglia di fare. La voglia di fare di un gruppo che si sta amalgamando, perché come ha detto anche Clemente, noi stiamo costituendo comunque un gruppo redazionale che è partito e continuerà ad avere le firme sulle quali ci siamo formati nel corso degli anni precedenti, ma nel frattempo ha l'aspirazione a trovare una sua identità, una sua natura e una sua volontà di essere sempre più unito e coeso. Questo si vede in parte anche dalla platea, da quando abbiamo ripreso le presentazioni dopo il lockdown, sono tutte presentazioni molto, molto partecipate, e mi fa piacere constatare dopo quella di venerdì a Contursi, organizzata da Eugenio, che di nuovo c'è questa doppia sfaccettatura, cioè noi portiamo la rivista, quindi l'ambito di approfondimento politico-culturale, e loro con Azione Studentesca invece partecipano dal punto di vista della politica militante, quella che noi abbiamo fatto qualche anno addietro e che oggi ci sembra così lontana. Abbiamo deciso di invertire un po' l'ordine degli interventi rispetto alle altre presentazioni, però speriamo che il risultato non cambi e sia sempre lo stesso. Quindi raccolgo quello che è stato detto in precedenza. Mi ha fatto molto piacere sentire parlare di centro e di destra come di cose diverse. Ovviamente quando abbiamo fatto il primo numero dovevamo chiarire chi siamo, qual è la nostra posizione e qual è la nostra identità. Diceva bene Clemente, ci siamo trovati subito d'accordo, pur essendo io, lui e Gherardo tre sfaccettature diverse di questo mondo politico-culturale sull'accantonare l'idea liberale. Però oggi c'è qualcosa di profondamente diverso nel panorama politico, perlomeno italiano, non voglio andare su quello per forza europeo. Cioè esiste una galassia sovranista identitaria che ovviamente è diversa da quello che è stato il centrodestra. Forse quella stampella centrista della vecchia coalizione oggi è deleteria, andrebbe abbandonata. Anche a costo di perdere qualche tornata elettorale, ma in funzione proprio di un futuro che non è così lontano. E quindi il Guastatore nasce come rivista di approfondimento per chi si ritrova in quella galassia. Si diceva poc'anzi, non è una rivista di partito, è una rivista che però ha un target. Ovviamente può ospitare sicuramente dei contributi anche di persone che vengono dall'altra parte politica, ma questo perché? Perché come detto noi sappiamo chi siamo, quando si hanno le idee chiare, quando si ha una propria identità, non si fatica a confrontarsi con l'altro, non abbiamo problemi ad ospitare firme che si riconoscono magari in qualcosa di
di diverso da noi, ma che sono disposti a collaborare. Negli ultimi mesi, proprio sul blog, ma anche sulla pagina Facebook tramite qualche diretta, abbiamo cominciato una serie di incontri con le altre realtà, e più oltre al nostro strumento, perché io dico sempre che la nostra pubblicazione è per tutto uno strumento di confronto, di analisi, di approfondimento, sono nate nel corso di questi anni case editrici, laboratori, think tank, ed è importante riuscire a confrontarsi con tutti. Oggi l'esperienza della pandemia ci ha un po' frenati magari dal farlo di persona, materialmente, sui territori, ma abbiamo trovato degli escamotage altrettanto validi. Perché farlo in questo momento? L'area sovranista, anche se io solitamente non credo ai sondaggi, preferisco andare sempre tabelle alla mano con i voti reali e numerici, è sicuramente maggioranza del paese. Nel momento in cui si è maggioranza del paese, bisogna cominciare però a mettere tanto, tanto pieno in cascina, perché se quando si presenterà l'opportunità, io purtroppo anche in questo sono molto pessimista, non prima della fine della legislatura, che vedrà tutto il suo corso fino al 2023, ci sarà l'opportunità di presentarsi di nuovo agli elettori, bisognerà farlo con un programma, con un progetto politico ben definito. Perché dall'altra parte si fanno le accozzaglie. Le accozzaglie però molto spesso hanno permesso comunque di vincere le tornate elettorali per poi fare cose niente. Assolutamente niente. Però intanto occupano tutti i posti. Quei posti che probabilmente e finalmente dal 2023 potremmo tentare di prendere. Perché ci sono nazioni che lo stanno facendo. Si sono appena svolte le elezioni presidenziali in Polonia. C'è stata un'accozzaglia totale contro il candidato uscente alla presidenza del PIS, di Diritto e Giustizia. Si è arrivati sicuramente a una vittoria più sul filo di lana rispetto a quella degli anni precedenti, ma alla fine la Polonia ha dimostrato di voler proseguire su quanto fatto al governo nel corso di questi anni. Si parla spesso dell'Ungheria, abbiamo trattato sul blog, perché è una questione più di attualità rispetto alle questioni di approfondimento che trovate sulla rivista cartacea, di Orban. Si è criticato tantissimo la decisione presa proprio a marzo, mentre tutti quanti andavamo in quarantena, da parte del Parlamento ungherese, di affidare pieni poteri al primo ministro. Ebbene, non mi sembra che in Italia si sia svolto qualcosa di tanto diverso, ma nel frattempo la nostra incapacità, perché poi quando gli errori sono anche della nostra parte politica, li dobbiamo ammettere, di arrivare a esprimerci nei canali comunicativi, ha fatto sì che molte cose siano passate sotto silenzio. Oggi penso che chiunque di voi si voglia informare sui principali canali abbia forse solo il TG2 come strumento alternativo, diretto dal Giuliano Sangiuliano, perché altrimenti diventa davvero molto difficile, anche se si guarda alle reti Mediaset, che alla fine portano già in sé quell'inciuso fra Renzi e Berlusconi che magari vedremo attuato da Tajani e Carfagna. Questo perché? Perché noi abbiamo sempre sottostimato noi stessi. È giunto il momento di portare acqua al nostro mulino con le idee. Noi lo faremo in questo modo. Ognuno deve avere un ruolo, e quello della rivista è appunto quello di portare un approfondimento a chi di dovere. Diceva bene Clemente, sulla rivista hanno scritto e scriveranno deputati, senatori, europarlamentari. E la cosa che ci fa piacere è che emergano delle analisi, degli spunti di riflessione che a volte non sono emersi nei mesi precedenti, quando quelle tematiche però erano di attualità. Questo significa che qualcosa non è andato secondo il proprio filone. Penso a Leno Gruppo, lo citava giustamente Clemente, ci sono dei gruppi parlamentari che erano dati, ecco, torniamo sulla capacità dei sondaggi di dirci la verità, come in forte espansione, se non verso una vera e propria esplosione, e poi alla fine oggi ci ritroviamo ancora a fare i conti con quell'inciucio fra i popolari e i socialdemocratici che continuano a reggere la maggioranza dell'Europarlamento. Tutto questo noi dobbiamo cominciare a sovvertirlo in ogni ambito della nostra vita. Lo dobbiamo fare con la politica militante, lo dobbiamo fare con la forza delle idee, e il guastatore è nato per questo.
chiudo senza dilungarmi troppo sul nome. Allora, sul nome ci siamo parlati molto a lungo, in realtà doveva essere un altro, non è stato quello, quindi lo cito perché l'idea di qualcuno, non posso dire di chi, però Gerardo, era quella di riprendere in realtà il passato anche da quelle esperienze che sicuramente sono state importanti per ognuno di noi, quindi tentare di conciliare le varie anime di ciò che è stato il movimento. È un nostalgio, un pericoloso nostalgio. Avrebbe vinto facile se avessero stati problemi di altro tipo. E quindi di prendere in parte quell'ala rautiana, quell'ala finiana, diciamo, del passato. Tra l'altro ormai Gerardo è a tutti gli effetti riconosciuto come un rautiano dopo il suo ultimo articolo sul quarto numero della rivista, ha fatto questa importante svolta di cui io e Clemente siamo assolutamente contentissimi. C'è stata l'idea di andare verso un nome che portasse in sé proprio il colpo, quindi abbiamo pensato a lungo a chiamare la rivista Il Pendente, e poi c'è stata così una genialata che in realtà non è venuta da nessuno di noi tre, ma da mio padre, che in realtà ha anche tutt'altro passato politico sindacale, se vogliamo, però è un nome che piano piano sta piacendo, cioè qualche critica l'abbiamo ricevuta, è l'impatto iniziale, però man mano sta piacendo e sta trovando consenso proprio a partire anche dal nome e dal logo che abbiamo scelto. Quindi anche in questo ci è voluto un po' di tempo, però stiamo abituando i nostri lettori. Sempre visto sul nome, poi c'è un altro richiamo che poi ci ha fatto decidere per il Guastatore, al di là della parte storica, c'è anche una parte, io direi, eroico-goliardica, no? Che è un po' un altro aspetto che ci caratterizza, perché poi questi Guastatori, nell'esperienza più vicina, chi erano? Erano Paolo Caccia di Mignoni, che credo sia stato un eroe di guerra senza bandiere di parte, ecco, un italiano che è riuscito a dimostrare veramente cosa si potesse fare anche con pochi mezzi, io dico anche una grandissima umanità, perché l'uomo che ha battuto il deserto per 20 anni, non per un giorno, per 20 anni, per recuperare i corpi dei suoi commilitoni morti durante la battaglia della Lamè, insomma, io credo, oltre a essere stato come architetto poi il progettista del sacrario della Lamè, e anche il logo della rivista è ispirato ad alcuni disegni che ha fatto Paolo Caccia di Mignoni, perché ci sono degli schizzi che lui ha disegnato durante il periodo proprio della battaglia della Lamen, che raffiguravano questi suoi commilitoni, straccioni, alcuni senza scarpe, però tutti rigorosamente equipaggiati per contrastare gli inglesi. Diciamo, quindi era anche questo gioco, un po', se volete, un po' un cedimento romantico, abbiamo avuto, che però ci è piaciuto tanto, perché si inseriva in un discorso anche di continuità, io direi sentimentale ed umana, perdonatecelo, verso un mondo, una comunità che abbiamo sentito sempre, sempre profondamente nostra, e quindi poi alla fine il Guastatore ha vinto tutto, senza chiudo tornando al perché del cartaceo. Oggi in realtà online, ragazzi, lo sanno molto meglio di noi, si trova tantissimo, tant'è che anche noi abbiamo deciso comunque di affiancare la testata e il blog, anche perché essendo un mestrale dobbiamo comunque coprire anche quel mese in cui la rivista non esce. Lì è possibile trovare appunto le nostre analisi su quello che sta succedendo, più sulle tematiche di attualità che non devono essere per forza politiche. Noi scriviamo anche di cinema, trattiamo anche di serie TV, perché ormai tutto in realtà è assolutamente politico. Il ritorno al cartaceo però ha un fascino, che in effetti forse non abbiamo scoperto neanche noi, perché oltre ai laboratori politici, oltre alle comunità militanti, nel corso di questi ultimi anni sono venute fuori altre riviste diverse dalla nostra, anche oltre che per la cadenza, per i temi trattati, qualcuna più di geopolitica, qualcuna più storica, ma tutto questo ci permette di trattare insieme quegli argomenti che la nostra area politica, diceva benissimo Mario, ha sempre sentito dentro di sé, cioè parlare della destra come di una parte politica che non ha cultura sarebbe profondamente sbagliato. Nella presentazione di venerdì a Condursi credo che tutti e tre ci siamo sentiti il cuore
pieno di orgoglio quando il nostro lavoro è stato paragonato a quello dei geni del grande Novecento, del grande primo Novecento italiano, quindi alla voce di Prezzolini, ma io penso a Soffici, penso a Papini, ed è tutto un filone che poi ha portato ovviamente le idee di quello che nacque a Sansepolcro dopo la prima guerra mondiale. Quindi questo significa che quando vi dicono che la cultura a destra non esiste, non esistita e non esisterà, semplicemente sono consapevoli perfino dell'errore che stanno facendo nel libro. E tutto questo lo portiamo quindi all'interno di una rivista con la volontà di esprimere tramite il gruppo redazionale appieno uno spirito comunitario. Grazie. Grazie per le belle parole espresse dal caro amico Luca e passo la parola al docente universitario, nonché direttore della rivista, Gerardo Manelli. Grazie. Ideatore della rivista, direttore non saprei farlo, anche perché credo che le iniziative presuppongano sempre il riconoscimento delle proprie competenze e dei propri limiti. La mia è un'idea che ha trovato realizzazione in questo progetto editoriale, ma evidentemente anche un sogno letterario trova realizzazione se c'è la capacità di coinvolgere le figure giuste, e Luca e Clemente sono gli interpreti adeguati di questo percorso intellettuale. Ringrazio il dottor Esposito per la sensibilità culturale che ha mostrato nell'ospitarci. Il mio auspicio è che possa onorarci con dei contributi, perché l'eterogeneità culturale che contraddistingue questa nostra iniziativa ci porta a non fossilizzarci su aspetti politici, ma ci porta ad aprirci anche alla materia economica. Penso per esempio alle teorie economiche di Ezra Pound, che è stato non soltanto un eccellente intellettuale poeta, ma anche un economista di livello. E quindi io vi invito a sostenere anche concretamente con degli spazi di riflessione i numeri successivi della rivista. Ringrazio per la partecipazione di Mavietri, che è la colonna del partito cui mi onoro di appartenere. In effetti le ragioni dell'esistenza di questo progetto sono state già brillantemente delineate, però io voglio impiegare qualche minuto per svelare quello che è stato lo slancio emozionale che c'è dietro la genesi di quest'idea: la narrazione della verità, quantunque possa sembrare una banalità, ma quando si tratta di raccontare la verità storica di un mondo che è stato vittima per decenni di una vergognosa opera di ghettizzazione culturale, e allora si può capire che anche un concetto apparentemente banale tale non è, perché ancora oggi la paura che il nostro mondo produce nei confronti di chi la pensa diversamente si riverbera in situazioni veramente spiacevoli. Pensate per esempio a quello che è accaduto all'ultimo salone del libro, dove il boicottaggio è arrivato al punto da obbligare una casa editrice di destra a rimuovere il proprio stand. E la logica del politicamente corretto, come ho già avuto occasione di dire, si manifesta in tutte le tappe della nostra vita. Inizia quando siamo alle scuole elementari, quando ci viene raccontata, edulcorata e privata di talune verità la logica dell'accoglienza, degli immigrati buoni e dei nazionalisti cattivi, senza approfondire determinate tematiche. E quando poi al liceo ci confrontiamo con quello che è accaduto in Italia dopo il 25 aprile, non nascondiamoci, almeno per quello che è capitato a me quando ho studiato al liceo, la narrazione si divide sempre con una facile semplificazione manichea fra i buoni e i cattivi, fino al luogo comune più evidente e più forte, che è quello della presunta negazione a destra della cultura. Basterebbe con onestà intellettuale fare un passaggio nella storia per capire che il movimento sociale italiano è stato il primo partito, e credo a tutt'oggi l'unico, che abbia immaginato parallelamente all'apparato politico un'istituzione di tipo accademico, che era l'Istituto per gli Studi Corporativi, che nasce dall'idea di un docente universitario come Gaetano Rasi,
che ha insegnato fino alla sua morte all'Università di Salerno, pur non essendo salernitano, e si arricchisce di tutta una serie di esperienze che la logica del politicamente corretto ha occultato. Non a caso, prima che si optasse per il guastatore, la mia idea, lo confesso, era quella di coniugare l'anima almirantiana del movimento sociale italiano e quella raupiana con i titoli delle due riviste degli anni '80, Linea e Dissenso, e chiamarla la Linea del Dissenso. Però, poiché questo è il paese della burocrazia, della lentezza processuale, dei meccanismi amministrativi farraginosi, ho pensato che ci fosse il rischio di non potersi dedicare appieno alla rivista e di dover perdere anni in qualche battaglia legale nei confronti di chi si riteneva depositario del marchio, e allora ho optato insieme agli amici per questa scelta. Devo dire che fra me e il dottor Esposito la battaglia sulla permalosità è particolarmente difficile, perché siamo due permalosi, però ci vogliamo bene e ci stimiamo, e quindi ho accolto con grande piacere anche la sua visione critica, perché in quella visione critica ho visto una prova dell'interesse del progetto editoriale, perché nella vita, nei sentimenti, nei rapporti umani, la cosa più pericolosa è sempre l'indifferenza, e la sua visione critica non era certo una prova di indifferenza, così come non merita indifferenza il nostro mondo intellettuale, che si confronta ogni volta con il rischio della narrazione del politicamente corretto. Un altro luogo comune che il nostro mondo sia un mondo maschilista, parlo ovviamente per la parte politica che si riflette in questa esperienza, perché io sono un dirigente di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è l'unico partito italiano che ha una leader donna, e nella nostra area Fratelli d'Italia ha una colonna femminile dietro, che è una donna insostituibile per competenza, per passione, per dedizione. È la verità. Quindi la missione, almeno per quello che mi riguarda, è cercare di dare un contributo di verità raccontandoci per quello che siamo, con le nostre sfaccettature. Io in primis ho fatto una violenza a quelle che sono le mie convinzioni culturali, perché non sono affatto un rautiano, ma ammiro quella parte del mondo di destra che si riflette in quelle idee, che hanno aperto uno squarcio su aspetti che erano totalmente ignoranti. Non ho avuto problemi a dire nell'ultimo contributo che se esiste una sensibilità ambientale a destra lo dobbiamo a Pino Rauti e al suo mondo, al lavoro che ha fatto con i campi giovanili negli anni '80. Io mi rispecchio nel mondo che fa riferimento, non lo nascondo, all'atlantismo di Arturo Michelini, e poi nella seconda fase, nella seconda parte della segreteria di Almirante, a quel mondo, un movimento sociale, veramente sociale, ma al tempo stesso con degli spazi di conservatorismo nazionale, pur non essendo mai liberale. E già in questa sintesi che ho fatto si percepisce quanto sia profondo, complesso e variegato il nostro mondo, quanto meriti di essere conosciuto, senza tuttavia limitarsi ad un lavoro di testimonianza, ma gettando le basi per un percorso di crescita che è attestato dai numeri e che merita il lavoro intergenerazionale per rivolgersi ai giovani, per valorizzare il loro entusiasmo e per fare in modo che loro siano i primi protagonisti di questo lavoro di verità che è necessitato dalle evoluzioni della storia, perché soffia un vento di destra, sovranista, nazionalista, chiamiamolo come ciascuno preferisce, ma sicuramente un mondo che in antitesi alla retorica stucchevole del politicamente corretto. E poiché noi siamo destinati ancora di più a crescere, io credo che abbiamo il dovere morale di far conoscere il nostro mondo, sia per quello che riguarda il passato, sia per quello che riguarda il futuro prossimo. Grazie. Grazie ancora all'ideatore della rivista Gerardo Marenghi, e non ci resta che salutare, vi ricordo che alla vostra sinistra c'è il banchetto che potrà acquistare la rivista e i libri sul piano di Luca Lezzi e Clemente Luccino. Grazie.